Questo sono io. O meglio, ero io 30 giorni fa. Ora sono così. Ovviamente non vi farò vedere subito il risultato finale, altrimenti il video sarebbe già finito. Torniamo un attimo indietro. Troppo indietro. Ok, ho provato molte volte a trasformare il mio fisico nel corso degli ultimi anni, ma per un motivo o per l'altro non ho mai raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato. Le cause sono molteplici, ovvero la mia poca forza di volontà, un cane mi ha quasi mangiato un dito e mi sono operato 3 volte in 2 anni, il Covid, cose da niente, ecco. Inoltre la genetica non è mai stata dalla mia parte, come vedete fino a 20 anni pesavo 20 kg bagnato. Ma stavolta era diverso, 30 giorni, solo 30 giorni per trasformare al meglio il mio corpo. A differenza delle altre volte, in questo percorso sono stato affiancato da un preparatore, ma soprattutto un amico che tiene a me, al mio fisico e ai miei risultati. Niente soldi di mezzo o secondi fini, solo altruismo e voglia di vedere un amico felice. Kg, questo è il mio peso di partenza. 13,9% di massa grassa e 64,66 kg di massa muscolare. Ovviamente, per essere più motivato, ho chiamato il mio amico Simone che mi ha scattato delle foto il primo giorno e scatterà le stesse identiche foto l'ultimo. Che la sfida abbia inizio. Il piano è questo: smettere di mangiare schifezze, bere tanta acqua, utilizzare i giusti integratori, ciclizzare i carboidrati, 3 giorni di scarica e 1 di ricarica per 3 settimane e poi la settimana estrema. Giorno 4, 78,15, sono ringrassato di 25 grammi, grasso corporeo 13,7%, massa muscolare 64,08 kg. Quindi apparentemente il peso che ho preso dovrebbero essere muscoli, finché così va bene. Voleva un taglio di capelli, così ho già perso. Vediamo domani mattina quanti chili ho perso tagliando i capelli. Invece apparentemente sono ingrassato, 78,75, vuol dire 0,5 grammi in più di ieri. Massa grassa 13,8, massa muscolare 64,46 kg, qui sta aumentando. La mia scheda di allenamento è composta da 5 sedute settimanali in sala pesi e 2 giorni di cardio, ovvero pugilato con Christian, uno dei miei migliori amici, nonché campione europeo di bare knuckle boxing. Massa grassa 13,8%, massa muscolare 64,33 kg. Credo di non aver mai avuto occhiaie peggiori di queste in tutta la mia vita. Come integrazione ho deciso di attenermi alle basi. A colazione multivitaminico, omega 3, carnitina e 2 capsule dell'integratore magico Cutting Edge, un termogenico che se abbinato a dieta ed allenamento aiuta tantissimo nella perdita di peso. Vi lascio tutti i link degli integratori qui sotto in descrizione. Peso 77,65, massa grassa 13,6%, massa muscolare 63,77 kg. Ho ufficialmente superato metà della sfida, per ora mi vedo un po' meno gonfio, qualche miglioramento a livello muscolare, ma nulla di sostanziale. Però non abbattiamoci, la dedizione è la chiave del successo, quindi continuiamo a spingere. Prima dell'allenamento Elevate 0, rigorosamente 0 perché non ha carboidrati, il pre-workout più buono della storia, questo mi dà una carica assurda.
post allenamento, shaker di proteine in polvere. Io prendo sempre quelle isolate al caramello salato. Ora non sto a spiegarvi la differenza tra isolate, idrolizzate e concentrate, ma prendete quelle isolate. E 10 grammi di mandorle. Dobbiamo sempre tenerci in allenamento, quindi bulinghino tattico. Sono arrivati gli amichetti di Giovanni da Roma. Partitona 4, vai. L'ultimo paga il primo. Tanto vinco io. Dopo le papocche al bowling non è una vera serata se non finisce con i go-kart. E qua le piste le prendo io perché non vinco mai. Peso 78 tondi tondi, massa grassa 13.6%, massa muscolare 63.98 kg. Siamo arrivati all'ultima settimana, l'Extreme Week. In realtà oggi non è ancora così grave la situazione perché seguo il mio piano alimentare normale. Da domani però inizio a scendere con i carboidrati, 100 grammi, dopodomani 80 grammi, poi il giorno dopo 60, poi 40, poi 0 totale, poi ho la ricarica e il giorno successivo finalmente le foto. Questa è proprio la modalità che seguono i bodybuilder quando vanno a fare le gare professionistiche per arrivare alla minore percentuale di massa grassa corporea possibile, solo che io non sto andando a fare una gara perché in teoria sennò dovrei fare anche lo scarico d'acqua, misurare i grammi di sale, ma non devo competere, perciò va bene così, solo scaricando i carbo. 400 grammi di tonno, la faccia mi costa sta dieta. Per quanto riguarda la dieta non vi ho dato le mie esatte grammature perché ognuno di noi ha esigenze differenti in base al proprio somatotipo e metabolismo. Però posso dirvi che come alimenti sono stato il più pulito possibile, il che vuol dire pollo, pesce, shaker e carne scelta come proteine, riso, avena e gallette come carboidrati, mandorle e olio extravergine di oliva come grassi. Peso 77.95, massa grassa 13.6%, massa muscolare 63,95 kg. Se ogni tanto ne avete la possibilità, allenatevi con qualche amico, renderanno sicuramente l'allenamento più leggero e più motivante. A me è capitato Giovanni, ci faremo andare bene lui. Come riscaldamento usiamo il filtro di Flappy Bird e lo facciamo con i piegamenti, al posto che farlo da in piedi. Pronti? Via! Mizzega! Non è facile, eh? Peso 78,05, massa grassa 13,7%, massa muscolare 64,02 kg. Oggi è il secondo giorno di scarica, sarò a 100 grammi di carboidrati, ma ieri che ero a 120 stavo già male. Calcolate che questa notte ho sognato di sgarrare, quindi vuol dire che già non ce la faccio più. È critica la situazione. Le colazioni sono queste, albume, fette vasa, tanto girato. Peso post ricarica, tra due ore ho le foto. Peso 78.1, massa grassa 13,7%, massa muscolare 64,06 kg. Stamattina acqua al minimo perché non voglio sporcarmi troppo, la uso giusto per prendere gli integratori e poi fette vasa a piacimento con un po' di miele per darmi carica per l'allenamento pre-foto. Thank you.
Come vedete, non ho né un fisico da bodybuilder né da copertina di Vanity Fair. L'obiettivo finale è ancora molto lontano. Però in 30 giorni mi sento di aver fatto degli ottimi progressi. E se sono riuscito ad ottenere qualche risultato in così poco tempo, pensate cosa potrei ottenere in un anno di lavoro. Wow, questi 30 giorni sono stati davvero assurdi. Come spero abbiate capito, il mio intento non era quello di insegnarvi qualcosa, bensì di testimoniare la mia esperienza per farvi capire che con un po' di duro lavoro e un minimo di sacrificio si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Quindi aspetto le vostre trasformazioni e mi raccomando, ricordatevi sempre di sognare in grande. Dream big, do bigger. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i nuovi caricamenti. Noi ci vediamo nei prossimi giorni o settimana prossima con un nuovo video. Ciao!